Siamo qui con Pierpaola Maier, direttore del distretto turistico del Veneto Orientale. Grazie Paola di essere con noi. Grazie a voi. Parliamo di quali sono le prospettive turistiche per l'area del Veneto Orientale. Che cosa si dovrebbe fare per incentivare lo sviluppo tramite il turismo? Perché comunque il turismo ha una chiave economica, oltre che ovviamente turistica e di visita. Grazie Silvia per la domanda, una domanda molto, molto, molto impegnativa. Ovviamente bacchette magiche e formule non esistono. Sicuramente dobbiamo però cambiare mentalità. Questo ce lo impone che cosa? Beh, dei dati, ce lo impongono dei dati oggettivi. La stagione balneare 2019 sarà, ahimè, caratterizzata da un segno meno. E sembra pare e sarà un meno importante. Questo che cosa significa? Si dice appunto che dai problemi possono nascere le soluzioni e devono nascere le soluzioni. Allora, cosa intendiamo fare? Bisogna fare presto. In fretta, sicuramente, ma bene. E quindi fare bene che cosa significa? Sì, proporre delle iniziative, quindi garantire un'offerta turistica in grado di rispondere alle aspettative di un turista, come dire, sempre più curioso, sempre più desideroso di fare esperienza. Però questo lo possiamo fare solamente in un'ottica di squadra, in un'ottica di filiera e quindi da solo non si va da soli non si va da nessuna parte, ma solamente attraverso un gioco di squadra si possono, raggiungere degli obiettivi e dei risultati importanti. Altro tema sicuramente centrale, non possiamo più ragionare in termini, di area dal punto di vista geografico circoscritti, ma dobbiamo ragionare in termini di, progetti di sviluppo, di area vasta. Quindi, ampliare l'orizzonte territoriale, cambiare mentalità e ragionare in termini di filiera del turismo. Tu parlavi, chiaramente non ci sono bacchette magiche o progetti che si possono già segnalare, però quest'area è un'area che ha un litorale, che ha un entroterra e ha ovviamente delle peculiarità, delle caratteristiche, delle ricchezze. E come si potrebbero mettere in evidenza questo tipo di bellezze che abbiamo più? Forse di più, metterle di più in evidenza rispetto anche a quello che è il target turistico, che non è solo il turista che viene da fuori, ma può essere anche il turista italiano, può essere anche il turista da fuori o in casa di breve durata. Come si può interagire fra entroterra, litorale e costruire qualcosa che effettivamente porti a un incentivo? Allora, sicuramente bisogna acquisire competenze mirate, e andare ad esplorare nuovi target, turistici e in particolare proprio per le caratteristiche dell'area, del territorio, noi dobbiamo andare in primis ad intercettare quel cosiddetto turismo culturale. Quindi un turismo culturale che ha una buona capacità di spesa, ma che anche richiede giustamente anche una qualità dal punto di vista dell'offerta e dei prodotti. Quindi noi dobbiamo attrezzarci per accogliere quella tipologia. Altro punto e strumento importante è sicuramente la comunicazione. Noi siamo qui all'interno di una sede molto importante a livello territoriale. I canali di comunicazione e di promozione devono essere, a mio avviso, diversificati e devono essere impattanti, in grado di andare a intercettare anche dal punto di vista proprio quei mercati che sono mercati importanti del Nord Europa. La Svizzera stessa può essere un bacino molto interessante, ma dobbiamo farlo con anche delle modalità diverse rispetto a quelle che fino ad ora sono state, come dire, messe in campo, messe in pista. Quindi interagire a livello anche istituzionale, in termini di comunicazione del territorio, attraverso iniziative mirate e quindi attraverso anche delle strategie comunicative che siano efficaci e che vadano a intercettare proprio quella tipologia, quel target di turisti.
Ci sono degli studi che parlano di quello che è effettivamente sì. il turismo in chiave economica, nel senso, hai qualche dato da darci rispetto a che cosa sarebbe il valore aggiunto che potrebbe dare al nostro territorio e comunque all'intera Italia sì. l'idea di investire, di vedere veramente e in maniera pratica il turismo come un settore economico specifico? Allora, è proprio del mese di luglio un'indagine che è stato affidato da Confcommercio ed è stato pubblicato dal Sole 24 Ore e verso metà luglio e da Forbes in seconda battuta, dove abbiamo modo proprio di toccare con mano un dato quantitativo importante, anche rispetto a un'attività di sponsorizzazione. Rispetto ad un euro investito in sponsorizzazione, e qui le motivazioni in capo ai singoli imprenditori, operatori sono le più diverse, ma sono delle motivazioni importanti, c'è un trend in crescita anche rispetto alle sponsorizzazioni, genera a livello di economia locale, a livello di indotto, quindi un euro di spesa in sponsorizzazione genera 2,65 euro a livello di economia di indotto, quindi mi sembra un dato sul certo. quale vale la pena fare una riflessione. Certo. Cambiamo proprio argomento perché Pierpaola, spieghiamo ai nostri spettatori, è anche capogruppo per la lista Fossalta, insieme per Fossalta, sì. A Fossalta di Portogruaro, capogruppo della minoranza. Sì. Ti facciamo una domanda generale, qual è, visto che comunque le elezioni sono state, la nuova amministrazione è stata certo. confermata da pochi mesi, sì. qual è il lavoro che vuole fare la minoranza e quali sono gli argomenti su cui vuole porre l'attenzione all'amministrazione? Beh, allora, innanzitutto come consiglieri di minoranza abbiamo fin da subito condiviso l'idea di un'opposizione non sterile, non fine a se stessa, ma fondata su argomenti precisi, su uno studio approfondito anche degli atti amministrativi, e questo è il primo punto, quindi è un dato dal quale partire. I temi sui quali vogliamo, come dire, concentrare la nostra azione sono quelli legati alle politiche sociali e alle politiche culturali. Ecco, lì saremo in prima linea proprio perché riteniamo che siano ambiti che meritano veramente di essere, come dire, efficaci, fondati e in grado di dare quelle risposte che i cittadini vogliono ricevere, giustamente. Benissimo, ringraziamo Pierpaola di essere stata con noi e alla prossima. Grazie.